io stasera sono venuto e voglio, non verrò alla ricerca di applausi, lo dico subito, voglio parlarvi però con verità. E ci sono dei momenti in cui ci si deve guardare negli occhi e sapere che ci stiamo dicendo la verità. Fine della premessa. Così l'ho fatta e adesso mi sento più tranquillo. La domanda, dunque, intanto, sulla libertà di manifestare non si discute. Non si può e non si deve discutere. Perché è uno dei diritti sanciti dalla Costituzione. Quella Costituzione è costata sangue e non c'è ministro che tenga. Attenzione. A me è successo di vedere davanti alla Casa Bianca delle manifestazioni, eppure Casa Bianca è uno dei punti del massimo potere del mondo. Davanti al Parlamento inglese sempre ci sono delle manifestazioni. Quindi no ad una logica preconcetta contro le manifestazioni anche nelle aree centrali. Poi c'è però un dovere che abbiamo, che ad esempio avete avuto anche voi nelle manifestazioni che sono state fatte, un dovere di amore e di rispetto verso luoghi fragili di una città. Il centro storico di Vicenza è un luogo fragile da un punto di vista architettonico, da un punto di vista urbanistico, vi si svolge anche un commercio dove la gente lavora e che va guardato con rispetto. Allora, io credo, intanto non mi pare che ci sia alcuna emergenza in città su questo argomento. Cercavo di ricordare quando è avvenuto l'ultimo corteo su Corso Palladio. Non so, ve lo ricordate? Io non... fa una fiaccolata di sera, forse una fiaccolata di sera che poi non ha disturbato nessuno, francamente, nessuna attività commerciale, non ho ricordi che qualche scemo abbia imbrattato qualcosa, quindi non c'è nessuna emergenza. Non lo so se il provvedimento del ministro considerasse alcune situazioni diciamo di particolare tensione, di particolare acutezza in giro per l'Italia. Certo non è il caso di Vicenza. C'è necessità di avere amore verso la città, stavo dicendo. E mi pare che quello che ci ha mosso in tutto questo tempo è stato anche un grande amore complessivamente verso la città, peraltro. Cosa potrebbe essere fatto con una larghissima intesa? Ecco perché io ho spostato anche una richiesta sui capigruppo consigliari che non hanno ancora concluso. Potrebbe esserci una forma di autoregolazione sugli spazi, sui tempi, sugli orari, che coniughi il diritto sacrosanto di manifestare con il rispetto verso luoghi fragili della città. Noi abbiamo dei monumenti, delle situazioni che sono patrimonio dell'umanità. È possibile coniugare queste due esigenze? Io credo di sì, con una buona autoregolazione. Quindi io credo più a questo che alle ordinanze dall'alto che rischiano di fare, come si suol dire nel vecchio proverbio, peso tacon che sbaglia.